Sono Max De Martino. Fuji mi ha riconosciuto come proprio ambasciatore qui in Italia, quindi sono un ex photographer. Faccio degli strani matrimoni, quindi faccio reportage di matrimonio e poi mi dedico anche a degli altri progetti. Mi piace molto il ritratto e oggi siamo qui all'Abbazia di Praglia, in questa cornice splendida, per provare un obiettivo nuovo, il 18-135. È un'ottica che consente di passare dal grand'angolo fino a un teleobiettivo piuttosto spinto. È stabilizzata benissimo ed è il primo obiettivo che Fuji presenta come weather resistant, quindi resistente anche alle condizioni meteorologiche più avverse. Perché l'Abbazia di Praglia? Perché è la comunità di monaci benedettini più grande in Italia, perché ci sono 44 monaci. È un posto che mi piacerebbe raccontare da qui a un po' di tempo e quindi l'idea è quella di venire e cercare di rimanere più nascosto possibile. Anche per questo ho scelto la Fuji X-T1, perché è una macchina estremamente silenziosa, perché ti permette di non essere notato. E con quest'ottica non ho nemmeno necessità di girare con due macchine. Sono due giorni che siamo qui e ci sono 34 gradi, quindi anche il fatto di portarsi una borsa o una giacca con all'interno macchine e obiettivi comunque potrebbe essere un limite. La X-T1 è una macchina estremamente silenziosa, molto veloce sull'autofocus, perché non sembra, ma i monaci sono estremamente sfuggenti. E quindi l'idea è quella di cercare di catturare alcuni attimi, alcuni momenti, senza essere appunto vissuto come un corpo estraneo. Questo è il
sigillo più antico che abbiamo.